Ieri un agente della Polizia Municipale di Palermo è finito in ospedale. Un coperchio delle tapparelle è caduto e gli è finito in testa, spedendolo al pronto soccorso. Nei giorni scorsi, per due volte, l'intonaco della sala operativa è crollato. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il grande palazzo di Via Dogari, sede del Comando Provinciale, è davvero malconcio. Diventato un pericolo lavorare all'interno. Ormai è diventato, è sotto gli occhi di tutti, uno stato di fatto. La sicurezza nell'ambito del lavoro pubblico è un po' trasandata un po' ovunque, ma qui non c'è pretesto, non ci sono scuse, c'è la verità. La verità è che i locali e gli immobili non sono più, non garantiscono più la necessaria sicurezza per rendere un servizio giusto alla cittadinanza. L'ultimo caso del collega ferito, diciamo, è solo la punta dell'iceberg, perché altre disgrazie si sono sfiorate, per fortuna. Nulla di grave, noi siamo contenti di questo, anzi speriamo che non avvenga nulla, però da qualche tempo diciamo all'amministrazione, al comando, che l'immobile è quello che è, la proprietà a quanto pare ne avrebbe chiesto anche il rilascio per fare dei lavori, tutte queste carte noi le stiamo collazionando per capire un pochettino il da farsi. È chiaro che noi abbiamo chiesto la verifica degli ambienti di lavoro perché vogliamo essere sicuri quando lavoriamo che non ci cada qualcosa in testa e magari avere un danno irreparabile per le nostre, per la nostra salute e per le nostre famiglie soprattutto. Anche nell'autoparco ci sono stati distacchi e allagamenti, una situazione che non è più tollerata dai vigili urbani che chiedono verifiche e controlli sulla struttura e magari accelerare il trasloco in via Ugo Lamalfa. È chiaro che so di fatto che il palazzo non è ben combinato, non è ben messo, si vede, è sotto gli occhi di tutti, vedete il ponteggio, ma questo stato di cose si ripercuote anche in altre strutture, anche se in maniera molto 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 inferiore rispetto a quello che c'è qui. Qui le cose sono un po' più gravi, diciamo. Allora, in generale nell'amministrazione non ci sono questo, non, nessuno arriva a questo stato di degrado. Chiaro è che ci sono alcuni ambienti un po' più, come dire, degradati, alcuni perché per un fatto di storicità, cioè sono strutture antiche, che ne so, mi riferisco così al cantiere comunale dove ci sono addirittura diciamo, gli immobili che risalgono a 100 anni fa e più, e che ormai avrebbero bisogno di una grande risistemazione e per il momento si tampona con le risorse che l'amministrazione mette a disposizione. È chiaro che una rivisitazione generale dello stato degli immobili dove lavorano gli dipendenti comunali deve essere fatto e deve essere fatta più presto prima che diciamo, si riducano nello stato in cui è ridotta magari la caserma.